Thiago Motta che finalmente ha fatto una squadra come si deve. Mi raccomando, ragazzi, fategli gli auguri che oggi compie gli anni. Bene, mi sto già riprendendo adesso. Poco, niente o qualcosa, però dai, mi sto un po' riprendendo, ecco perché non mi vengono le parole. Bene. Io non ci credo ancora che abbiamo preso Kudmeyers, che hanno preso Kudmeyers, che è un nuovo acquisto della Juventus. Tra tutti i giocatori possibili, immaginabili, hanno preso proprio il giocatore che dovrebbe dirigere il centrocampo, un ottimo giocatore da calci di punizione, calci piazzati e soprattutto anche nei calci di rigore, da sostituire non per niente, per togliere niente a Vlahovic, ma Kubmeiers ti dà un po' più di sicurezza, un po' più di sicurezza. Ragazzi, intanto iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ma soprattutto condividete. Va bene? Ok. Ragazzi, ho stilato le caratteristiche fondamentali di Kubmeyers. Allora, giocatore molto duttile, capace di ricoprire diversi ruoli a centrocampo e all'occorrenza anche come difensore centrale. Tecnica, scusate, tecnica e visione di gioco. È noto per la sua abilità tecnica e ha la capacità di impostare il gioco grazie alla sua visione di gioco e precisione nei passaggi. Tiri dalla distanza. Ha un ottimo tiro dalla distanza che lo rende pericoloso anche fuori area. Infatti, ci vuole proprio uno che ormai ce ne abbiamo di giocatori che finalmente tirano in porta. Ma quando c'è l'occasione, lui tira anche da fuori area. Abbiamo già citato i calci piazzati. È molto efficace nei calci piazzati, sia punizioni che rigori. Dunque, ragazzi, fisicità. 1,80 m. Allora, 1,86 m di altezza, va bene? È abbastanza. È un ottimo. È un giocatore fisicamente imponente, capace di alternare bene le sue fasi di gioco. Bene. Allora, ragazzi, un giocatore molto utile a Thiago Motta, che dà anche modo di spiazzale. Ragazzi, oggi non so parlare, vabbè. Che sa spaziare gioco, che sa spaziare possibilità di contropiede, e quello è importante, che almeno che adesso i giocatori si mettono a smischiare abilità di diciamo di anzi già che
di saper correre, di saper smischiare il centrocampo e soprattutto di passare meglio i giocatori, di passare meglio la palla ai giocatori e per poter anche a fare delle creazioni di fantasie reparto offensivo. Ragazzi, un colpo veramente ottimo da parte di Giuntoli. E ragazzi, qua ragazzi, a posto. E niente ragazzi, tanti tifosi interisti e non rosicano, ma anche normale, è anche normale, però dopo 3 anni di merda finalmente abbiamo un allenatore che sa quello che vuole, che sa gestire una squadra nel campo della mentalità e della voglia di essere veramente un gruppo affiatato, che quello è l'importante per noi e anche per avere più voglia di tifare Juve, perché finalmente c'è un gioco e finalmente si sono resi conto che finalmente c'è un gruppo, c'è un progetto, c'è un qualcosa. Bene ragazzi, che dire, video breve diciamo, vabbè, con qualche impalatura di vabbè. Oh, ragazzi, io non mi scrivo niente, comunque dai, è tutto genuino. Bene, mi sto già riprendendo adesso, poco niente o qualcosa, però dai, mi sto un po' riprendendo, ecco perché non mi vengono le parole. Bene, sarà perché per l'acquisto di Kube Meyers, per il nostro Thiago Motta che finalmente ha fatto una squadra come si deve. Mi raccomando ragazzi, fategli gli auguri, che oggi compie gli anni. Bene, bene ragazzi, bene, a posto, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, intanto iscrivetevi al canale che è importante, condividete e mettete mi piace. Bene, ciao ragazzi, a posto. Bene.